Buonasera Italia, buonasera a tutti, indistintamente buonasera anche in Europa a tutti gli italiani che vivono in Europa perché siamo in diretta YouTube anche con loro, non soltanto in Europa ma anche nelle Americhe, nel mondo. Ecco, non vedevo l'ora che arrivasse proprio il 12 gennaio, voi direte perché? Perché proprio per affrontare un discorso che io non che non concepisco, concepisco, ma con tanti dubbi, tanti timori anche. Dice, ma di che cosa sta parlando Vito Monaco questa sera? Sto parlando proprio delle presenze aliene, no? E pertanto voi che siete a casa sapete che se volete interagire con il sottoscritto, 393-3344-567 è il numero che avete a disposizione. Solo per messaggi, eh? Lo dico in italiano, non lo dico in tedesco. Non telefonate a quel numero e neanche a quell'altro. Messaggi solo per sentire cosa ne pensate o per fare domande ai nostri ospiti, che sono Pier Giorgio Caria, un grandissimo, io ti chiamerei scienziato, guarda, un ricercatore, documentarista di quelli. Serie A è troppo poco per lui, di più, di Grazie, più. Vito. No, no, è la verità. Pier Giorgio Caria. Poi abbiamo un altro ricercatore giovane, e quindi tuo allievo, credo, o no? Sì, diciamo che Sante collaboriamo. Pagano, che viene da Buonasera. Lugano, Esatto, sì, giusto? esatto. Perfetto, di origini? E dillo, Pugliese. quindi vuol dire che in Puglia ci sono persone super intelligenti. Poi abbiamo un giovincello, uno studioso di UFO che, come si chiama il bimbo? Manuel Manfrini. Manuel Manfrini, dico bimbo perché sei Giovane. giovanissimo. Vedo un marchio e la maglia, che cos'è quel marchio? Rete Universale è un progetto che è nato 4 anni fa e ha l'obiettivo di divulgare questa conoscenza a tutte le persone sensibili al tema. Poi arriviamo. Aumentatemi i volumi in studio, per favore, che sono un po' sordo. Ed infine abbiamo il grande Jacopo Bonfili, un Buonasera. altro studioso di UFO, è un imprenditore. Il lavoro è quello che è, insomma. Però ama così interagire con i nostri amici, però ama tutto quello che. Come possiamo dire un termine tecnico per dire tutto quello che è all'oscuro, ma non, secondo te non è nulla all'oscuro, tutto è evidente, insomma. Beh, tutto evidente, adesso lo dico anche al pubblico, purtroppo il mainstream non ci informa di cose importanti che stanno accadendo nella nazione per noi italiani più famosa del mondo, che sono gli Stati Uniti d'America, perché proprio negli Stati Uniti è iniziato un processo di rivelazione, disclosure in inglese, da parte proprio del Pentagono e in questi anni sono accadute cose strabilianti dove oggi non voglio svelare e anticipare, Andiamo per dove tempi. oggi, da poco, da poche settimane, è accaduto un fatto eccezionale che diremo più avanti. Non Ma voglio. non dimenticare di dirlo, tienilo sulle spine. Sulle spine perché fra poco vi diremo cose che voi non potete neanche immaginare. Fermila, non vi muovete e guardatevi la copertina che per noi l'ha realizzata Massimo Bolla e la voce e montaggio è proprio del nostro regista, ormai è diventato un tuttofare, Giuliano Tristo. Vorrei l'attenzione, soprattutto tua, Caria, su quello che ha detto il nostro amico Bolla, e poi ditemi, sì, vero, in sintesi, non allargatevi troppo nei discorsi, perché noi più sintetici siamo e più teniamo attenti il nostro pubblico, ok? Allora, sveglia per favore e attenti. Copertina. Nel cuore delle notti stellate, mentre il mondo dorme, si cela un segreto straordinario che potrebbe rivoluzionare il nostro concetto di realtà.
Una prospettiva affascinante, ma finora trascurata, emerge dagli oscuri angoli dell'ufologia, svelando la possibilità che gli extraterrestri siano già qui, con noi, ma non per minacciarci, ma piuttosto come alleati nell'evoluzione umana. Un racconto che ci porta in un viaggio emozionante e sconcertante, poiché si rompono le catene dell'ordinario e ci si immerge nel misterioso regno degli incontri alieni positivi. Vi sono testimonianze straordinarie, contatti ravvicinati e resoconti avvincenti che ci portano attraverso un percorso che sfida ogni precedente convinzione sulla presenza extraterrestre. Esperti del fenomeno UFO, individui coraggiosi che hanno vissuto incontri diretti con esseri provenienti da mondi lontani e scienziati che stanno svelando verità che cambieranno la nostra percezione del cosmo, portano le loro testimonianze ad un numero sempre maggiore di persone. Il palcoscenico è pronto per rivelazioni sensazionali, segreti custoditi da millenni e il potenziale per un futuro collaborativo tra umanità ed extraterrestri. Questo non è solo un resoconto di avventure cosmiche, ma un'esplorazione che potrebbe alterare il corso della storia umana. Ciò che come umanità stiamo per scoprire potrebbe superare ogni aspettativa, creando un ponte tra noi e civiltà sconosciute. Voi che siete qui stasera, lasciatevi coinvolgere dalla promessa di un'epocale rivelazione che sta per sconvolgere il mondo. Una luce nuova risplenderà nel buio, portando con sé la possibilità che gli alieni siano qui per aiutarci, non per minacciarci. È il momento di aprire le menti e prepararsi per l'ignoto, poiché il sipario si alza su una verità che cambierà il nostro destino. A me come copertina è piaciuta molto, poi bisogna vedere contenutisticamente, non è uno studioso, è uno che ha letto e ha detto secondo me è così, secondo te Caria? Io gli do l'Oscar. Dai, davvero? Sì, ha colto l'essenza della verità. Ha colpito in pieno, complimenti, sei stato bravissimo. Massimo, numero uno. Ecco, cosa ne pensa Sante? Beh, sarà detto il maestro, è chiaro che l'allievo... Devo essere d'accordo, no, assolutamente... No, si può essere anche in disaccordo, perché ho visto dei nomini piccoli. Beh, penso che adesso spieghiamo un po' tutto quello che abbiamo visto lì. Giovancello, sei d'accordo sulla copertina? Sì. Ci sono varie novità che stanno uscendo, soprattutto nell'ultimo periodo, e avremo modo di approfondire anche con Pier. Jacopo Bonfigli, allora? Fa piacere sentire un'analisi in controtendenza rispetto a quello che viene sempre espresso sugli extraterrestri, quindi invertire, diciamo, il canone che ci ha portato Hollywood, tutta la, diciamo, l'informazione con l'alieno cattivo che deve conquistare, già quello, diciamo, è una nota molto positiva. E poi effettivamente, anche a mio parere, ha colto nel segno gli aspetti più importanti. E quindi possiamo iniziare la nostra trasmissione, perché sono curioso anch'io. Se dovessero essere presenti gli UFO che vengono da lontano, gli UFO, gli ospiti in remoto, avvertitemi ragazzi, vi ringrazio. Io inizierei con te, Pier Giorgio. Sì. Il 18 dicembre 2017, che importanza ha questa data per chi si pone domande sulla realtà degli UFO? E nel frattempo facciamo vedere anche la foto numero uno, Giuliano. Sì. Prego. La data è importantissima perché dopo decenni, quasi 70 anni di oscurantismo, di menzogne, di inganni, di ridicolizzazione, di colpo, quasi inusitatamente, non era previsto da nessuno, men che meno da noi ricercatori, nel 2017, a dicembre, esce questo articolo del New York Times, dove viene rivelato, e il New York Times sappiamo che è un po' l'organo ufficiale del Pentagono quando deve lanciare certi segnali al pubblico o devono iniziare determinate iniziative da parte dell'ente del Ministero della Difesa americana, e viene rivelato che è esistito un programma segreto di studio sugli UFO finanziato con milioni di dollari. Quindi da che gli UFO non esistevano e chi credeva negli UFO era un cretino o perlomeno un subumano, di colpo viene fuori invece che il Pentagono con ingenti investimenti stava studiando una realtà che loro in effetti conoscono bene.
Sante Pagano, il Pentagono ha rilasciato delle prove reali sulla esistenza di questi mezzi. Noi abbiamo dei video, si tratta di tre video, Gimbal, FLIR e GoFost. Li guardiamo prima o vuoi dire qualcosa prima subito? No, forse è meglio che li guardiamo prima. Allora, guardiamo questi filmati, questo video con audio, regia, e poi sentiamo cosa ne pensa il nostro amico Sante Pagano. Vai! There's a whole fleet of them. Look on the ASA. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. That's not an LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Incredibile, incredibile. Che, allora? Allora, innanzitutto io vorrei farvi notare l'entusiasmo dei piloti. Cioè questo, sì, oh mio Dio, guarda che volo! Sono persone altamente preparate, e il fatto che si emozionano così significa che stanno guardando qualcosa di veramente straordinario. E questi sono video che sono stati rilasciati se no, il giorno dopo, forse, dalla notizia della rivelazione di questa task force. Sono prima due video, poi ce n'è stato un terzo, abbiamo detto si chiamano GoFast, Gimbal e FLIR, e sono molto interessanti perché dettagliano degli oggetti volanti non identificati, e filmati dalla Marina Militare Americana, cioè quindi stiamo parlando di fonti ufficiali. Per 70 anni non esistevano, ora di colpo esistono e ci dicono, anzi li stiamo filmando noi direttamente. Quindi li pubblicano ed è molto interessante il fatto, ed è molto interessante il discorso che sono innanzitutto sferici o oblunghi a forma di tic tac, anche il confettino, la caramella. Infatti uno di questi è stato denominato proprio così, e un altro che ha una struttura circolare con due pinnacchi a livello superiore e inferiore, quindi già di per sé hanno una struttura aerodinamica assolutamente diversa da quella nostra convenzionale, e di per sé sta di fatto che non potrebbero volare. Quindi queste sfere non solo volano, ma dimostrano capacità di volo assurde. Si parla Ma sono piccoline, ho visto. Sono... Dipende. Poi queste qua sono riprese termiche, dopo lo spieghiamo un attimino, e significa tanto questo. Penso che queste, non so Piero, forse 1/2 metri, una cosa... No, il tic-tac è 12 metri. 12 metri, ok. Quindi anche la grandezza varia, però ecco, 12 metri. E ecco, i piloti, tra cui Ryan Graves e David Fravor, hanno affermato che questi oggetti sono in grado di eseguire scatti accelerativi da 0 km orari a 30.000 km orari nel giro di pochissimi secondi, cosa impossibile. Uno, perché 30.000 km orari nella nostra atmosfera non li raggiungiamo. Due, perché vai a creare uno scatto accelerativo impressionante da noi. Impossibile. Basti pensare che i nostri piloti possono resistere al massimo ad una forza G di 10,
si raggiungono anche migliaia, forse. Praticamente l'oggetto e il pilota si disintegrerebbero all'istante. E quindi capacità di volo impressionanti, ma anche una morfologia dell'oggetto assolutamente inspiegabile, perché sono delle sfere, non hanno ali, non hanno mezzi di propulsione visibili. Come fanno a volare questi oggetti? Questo è il problema, appunto. Vabbè, sono spiegazioni che poi ci darete durante... Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, aggiungo un'altra cosa molto importante. Questi non sono dei semplici video, sono... è il prodotto della ripresa di sensori termici. Quindi, cioè? Potrebbero sembrare dei video ad infrarosso perché sono in bianco e nero. L'infrarosso cosa fa? Assorbe la luce espressa da un oggetto, la intensifica e tu vedi di notte. Questi sono visori termici. Il visore termico rileva la temperatura di qualsiasi oggetto, anche lo 0,01 grado centigrado, e lo trasforma in una scala di grigi. Quindi, qualcuno ha anche detto che sono degli artefatti, delle anomalie della telecamera, ma se il sistema termico lo sta rilevando, significa che è un corpo fisico. Cioè. Fantastico. Quindi salutiamo intanto gli altri ospiti. Abbiamo Roberto Pinotti, è un sociologo. Buonasera. Buonasera, dottore. E poi abbiamo l'architetto in diretta da Panama addirittura, l'architetto Roberto Venturino. Buonasera. Buonasera. Buonasera, architetto. Fra poco verremo da voi. Saluto a tutti. Buonasera, buonasera. Io vorrei già partire, penso un po', dal dottor Pinotti. Pinotti, l'acronimo UFO significa in inglese oggetto volante non identificato, che è stato cambiato dal Pentagono in UAP. Cosa significa questo nuovo acronimo e secondo lei... a cosa è dovuta questa variazione? Ma dunque, diciamo che nel corso del tempo, da quando ci si è cominciati a occupare del fenomeno, il fenomeno inizialmente aveva acquisito, una dimensione molto molto popolare, perché gli era stato affibbiato il termine disco volante o flying saucer, che dir si voglia, no? Termine che ovviamente... le autorità istituzionali vedevano come una cosa non particolarmente così di livello, no? Tant'è vero che hanno inventato, appunto, è stata l'aeronautica militare americana, il termine Unidentified Flying Object, cioè oggetto volante non identificato. Ora è chiaro che dopo la bellezza di 7 decenni in cui si parla e si continua a parlare del fenomeno, che chiaramente esiste, resiste e persiste a qualunque negazione o critica, è ovvio che sono successe delle cose che poi hanno imposto un pochino di rinnovare i termini del problema. Se non ci fosse stato il presidente Trump, che scandalizzato dal fatto che era emerso che il Pentagono e l'intelligence americana avevano studiato per anni il fenomeno con fondi ingenti, senza dire un accidente di niente, non solo all'opinione pubblica, ma anche ai deputati e ai senatori, il quale ha detto: signori, ma stiamo scherzando, voi dovete fare rapporto alle autorità che funzionano nel nostro paese, cioè i rappresentanti del popolo. Gli ha dato 180 giorni di tempo e il 25 di giugno del 2021 il Pentagono poi ha dovuto dire quel che ha detto. Gli UFO esistono, sono un fenomeno di tipo tecnologico, quindi in sostanza sono macchine, sono caratterizzati addirittura da tecnologia avanzata, sono sotto controllo intelligente e non si sa da dove vengono. Ecco. Qualche imbecille, io sono iscritto da quasi 50 anni all'albo dei giornalisti, qualche giornalista imbecille, che non meriterebbe neanche il termine di collega, ha provato a dire: ah vabbè, ma saranno russi o cinesi. Per cortesia, se così fosse, no, voi considerate che gli oggetti sono sempre gli stessi, hanno sempre le stesse caratteristiche da almeno 7 decenni a questa parte, immaginatevi voi nel corso degli ultimi 7 decenni se qualcuno a livello di potenza militare di questo o quel paese, se li avesse costruiti, non se ne sarebbe servito. Quindi, per cortesia, non diciamo sciocchezze. Il fenomeno in realtà non è assolutamente noto come qualche cosa di costruzione nota qui fra noi. Vedo che è abbastanza... Quindi questo è il termine del problema. Il termine UAP dovrebbe tendere in qualche modo a nobilitare adesso, dopo che è venuta fuori questa storia, e cioè il fatto che il fenomeno c'è, no? E
dargli una parvenza di maggiore scientificità, ma in realtà, diciamo, è sempre esattamente la stessa roba. Vorrei essere chiaro su questo. Caro dottor Pinotti, lei sa meglio di me qual è la funzione, no, dei giornalisti nazionali. Io vengo dal mondo della scuola come insegnante, quindi sono anche giornalista, però diciamo, l'ho fatto per hobby, il giornalista e conduttore, però la mia vocazione è da insegnante e mi provoca una curiosità immensa. Cioè, io, anche se munito di scetticismo, come ho detto all'inizio, però io ci credo a queste cose. Qualcuno dice: ma tu sei pazzo che vai? Sarò pazzo, ma io ci credo. Tanto che, per esempio, da Bari c'è Vito da Bari, un telespettatore, che mi dice: ho visto Tredisca alle 6 di mattina, estate 74. Mi sono apparsi in casa nel 82. Uno di nome Durante addirittura si è fiondato nella mia auto nell'85, rivelandosi delle cose, poi sceso dall'auto è svanito. Può essere vero o è frutto di fantasia di questo Vito da Bari? No, lo chiedo a te. Sì, ma il discorso di credere è una cosa che ha accomunato molti di noi, perché se il fenomeno ci interessa, esprimiamo un nostro parere, ci credo o non ci credo. Il fatto del credere però è solo il punto di partenza, perché io posso anche avere un incontro, posso vedere il disco volante, posso incontrare uno di questi esseri, ma alla lunga quell'esperienza può pian piano non lasciare più traccia, cioè non si eradica fortemente dentro la psiche umana, mentre invece uno studio più approfondito sul tema, quindi chi sono, da dove vengono, cosa fanno, studiare la storia, studiare tutte le comunicazioni che ci sono arrivate, parlare con i testimoni, eccetera, forma, diciamo, una conoscenza che poi veramente ti può, diciamo, dare una certezza in più ed è la base per studi futuri. Solamente vivere un'esperienza, a mio avviso, non è sufficiente, perché con il tempo anche noi mettiamo in dubbio quello che effettivamente noi stessi abbiamo visto. Certo. Quindi va bene il credere, ma è solamente l'inizio per approfondire la tematica che è vastissima. Certo. Caria, oltre a questo rilascio di materiale video di origine militare, il Pentagono ha fatto altre mosse per avallarne l'autenticità? I Sì, filmati li vediamo adesso o li vediamo dopo? ma preferirei commentare prima, Vito. Primo, prego. Sì. La mossa successiva del Pentagono, l'uscita di questa informazione, di questa notizia sul New York Times e successivamente al rilascio dei filmati, ha rotto anche un altro aspetto legale, perché qualsiasi personale militare che avesse avuto delle esperienze con gli UFO durante la sua carriera militare veniva punito con ammende, addirittura possibilmente con il carcere. Invece, dopo l'uscita di questa informazione, il Pentagono addirittura autorizza personale militare a rilasciare testimonianze in merito alle loro esperienze dirette sugli UFO, e quindi sono iniziati ad essere intervistati importantissimi personaggi. Uno di questi è David Fravor, che è proprio l'autore, o comunque ha partecipato, non è l'autore perché l'autore è un altro, ma era nella squadriglia che ha realizzato uno dei tre filmati che il Pentagono ha rilasciato, e lo ha dichiarato pubblicamente in un'intervista all'ormai famosissimo giornalista Tucker Carlson. Quindi inviterei la regia, Vito, se sei d'accordo, Certo, di... certo, certo. Poi vi farò una domanda provocatoria di un nostro telespettatore che è molto forte, quello che dice. Casomai, se posso così dire all'architetto, se vorrà rispondere, se no risponderà uno di voi. Insomma, intanto guardiamoci con tranquillità questo filmato. Vai, regia. Il comandante David Fravor ha passato 18 anni come pilota di aerei della Marina Militare. Nel 2004 ha avuto un incontro indimenticabile con un velivolo che, secondo lui, sfidava le leggi della fisica. Ci dica cosa ha visto. Questo è avvenuto a circa un centinaio di miglia a sud-ovest di San Diego, tra San Diego e Ensenada, in Messico, in una giornata con cielo limpido e acqua blu. Arriviamo nel punto che ci era stato detto. Cominciamo a guardarci attorno ed entrambi gli aerei notano dei disturbi nell'acqua ed un oggetto bianco lungo 12 metri a forma di tic-tac che si libra sopra l'acqua, andando avanti, a sinistra, a
a destra. Non è visibile il getto del motore. Niente ali, non c'è nulla. Così, mentre giriamo in senso orario, arriviamo circa alla posizione ore 9 e dico, vado giù a dare un'occhiata mentre l'altro jet rimane in alto. Così mentre scendiamo e arriviamo in posizione ore 12, inizia a specchiarsi, cioè gira in senso orario e rimane sul lato opposto del cerchio rispetto a noi. E andiamo avanti così, lui è in salita, noi in discesa, lo stiamo vedendo benissimo. Tutto questo avviene in circa 5 minuti da quando siamo arrivati e lo abbiamo avvistato. Mi avvicino a ore 8, lui è a ore 2 e decido di andare a vedere che cos'è. Si trova a circa 600 metri sotto di me, taglio il cerchio e quando mi trovo a circa 800 metri da esso, accelera rapidamente verso sud e in circa 2 secondi scompare. Come stimeresti la sua velocità? Al di sopra di quella supersonica, è decollato come un proiettile uscito da una pistola. Quindi, da quello che sai sull'aerodinamica, sulla meccanica, sulla fisica, dovrebbe essere possibile quello che hai visto? Non con la tecnologia che abbiamo oggi. Per niente. Anche adesso, 13 anni dopo, c'è qualcosa che lei conosca che sia capace di questo tipo di comportamento? No, non c'è niente che io sappia. Voglio dire, quando abbiamo visto il video con l'infrarosso, l'oggetto non ha alcun scarico, non c'è niente che si possa distinguere come forma di propulsione. Quali sarebbero gli effetti su un pilota umano di quelle accelerazioni mostrate durante il cambiamento di quota? Sai, parlando con alcuni fisici, questi non pensano che il corpo umano possa sopportare quel tipo di sollecitazioni. Sì, non sembra che il corpo umano possa farlo. Quindi, in conclusione, cosa pensi che sia stato? Credo, come le altre persone che erano sull'aereo, che quello che abbiamo visto fosse qualcosa che non era di questo mondo. Prego. Allora, è importante, amici che ci state ascoltando da casa, sottolineare un fatto importante. Questi sono ingegneri altamente specializzati, personale che pilota mezzi che valgono milioni e milioni di dollari, che portano a bordo armi micidiali, quindi sono testati non solo da un punto di vista medico, ma anche da un punto di vista psicologico. Quindi se il pilota, ex comandante David Fravor, ci dice che per lui non è qualcosa che è di questo mondo, beh, stiamo ascoltando la parola di uno specialista che in prima persona ha avuto un impatto diretto, un'esperienza diretta con questa realtà, per cui ha un valore testimoniale di altissimo livello. In qualsiasi tribunale sarebbe la prova schiacciante. Certo, Andrea, un nostro telespettatore, dice è un messaggio provocatorio mio, ma veritiero, dobbiamo anche preoccuparci degli alieni quando in Italia e in Europa siamo già rovinati? Torniamo sulle vere priorità. Riguardo al tema specifico, ci sono delle rivelazioni seriamente accreditate secondo le quali questi alieni sarebbero in realtà stormi di demoni. Sono certo che per la sua comprovata deontologia professionale leggerà questo messaggio. Certo che lo leggo e mi rivolgo non a te che so come sapresti rispondere, ma voglio sentire l'architetto se ha voglia di rispondere, se no può dire no, io non rispondo e diamo la parola agli altri ospiti qui in studio. Vuol rispondere, certo, architetto? Sì, come no, col mio punto di vista sicuramente. Grazie innanzitutto per avermi invitato per poter parlare di cosa sono questi esseri tridatili di Nazca e io soprattutto perché io sono qua molto interessato come il resto del pubblico perché sono cose che non conosco, queste dell'ufologia, e sono affascinanti. Io vedo questo ritrovamento, vedo questo ritrovamento soprattutto come un fatto di archeologia, archeologico, e quindi so che ci sono tanti punti di vista. C'è chi, ma questo già come studioso delle culture antiche e della storia dell'arte, della storia dell'architettura, i popoli antichi hanno tante storie, tante leggende, abbiamo un repertorio di registro storico sulla pietra, di incisioni rupestri, di pitture rupestri, di tutte le forme d'arte, e dove poi affascinano sia le leggende che la storia antica dell'umanità, tutti i popoli raccontano. Da una parte quello di cui state parlando voi è il fascino che potrebbe arrivare dal cielo, dall'altra delle storie dell'inframondo. E poi c'è anche un terzo punto di vista, quindi popoli che dall'antichità, come dicono ad esempio gli Hopi, quindi diciamo gli uomini formica, ci sarebbero cittadelle sottoterra, secondo antiche leggende, un po' in tutto il mondo, come ci sono antiche leggende che ricollegano con le stelle e come ci sono anche visioni metafisiche. In Europa è ancora oggi diffusissimo
le questioni del piccolo popolo, no? Quindi degli gnomi, delle fate che insomma ancora mia mamma mi raccontava nei boschi qua italiani, ma se si va nel mondo del nord Europa celtico è ancora più vivo. Quindi per tornare alla domanda dello spettatore, dico, poi ci saranno anche visioni magari più collegate a certe religioni, che ce ne sono tante insomma nel mondo. Io penso che nella storia, nei secoli, nei millenni, l'uomo magari ha un po' confuso questi tipi di realtà che credo che possano esistere tutte, e capire da dove arrivino, non lo so. Beh. La scienza a oggi ha detto, con la voce del professor Zuniga, che riportava quanto ha dichiarato l'Università di Ica dopo 4 anni di studi, quindi una realtà istituzionale, da un palco istituzionale del Parlamento del Messico, hanno rilasciato una sorta di decalogo e hanno detto: questi esseri, gli esseri tridatili di Nazca, tridatili ricordiamolo perché avevano 3 sole dita nei piedi, nelle mani, questi esseri hanno vissuto, hanno camminato, hanno respirato sulla pampa di Nazca, e sono morti sul nostro pianeta, su Terra Gaia. Hanno detto nel loro decalogo che non hanno mai rivelato che potessero essere, non hanno mai pensato, non hanno mai detto che potessero essere extraterrestri, ma per un semplice fatto, perché la scienza, come fa a dirlo, dovrebbe avere un extraterrestre per paragonarlo, Certo, e hanno detto bene, non è possibile. Sul bene, sì. campo restano aperte quelle due grosse ipotesi di cui abbiamo parlato, quella del cielo e quella dell'inframondo. Sono affascinanti entrambe, ecco. Molto interessante. Voglio specificare i nostri tecnici che dicono: ha detto archeologo, lo dico, è architetto, ma archeologo per passione. Ma il nostro Roberto Venturino è architetto. Chiaro, regia? Ecco, detto questo, volevi dire qualcosa prima di sentire il nostro giovane, perché dobbiamo anche interagire col pubblico, con quelli che scrivono, no? Certo. Volevi dire qualcosa al nostro Sì, le amico? rivolgo all'amico che ha fatto quella domanda provocatoria, Provocatoria. sì, che dice se potrebbero essere stormi di demoni, quasi sfidando te, Vito, vediamo se hai il coraggio di passare questa domanda. Allora, voglio dire a te, amico caro, ovviamente con tutto il rispetto per la tua domanda, ti voglio dire, a far chiacchiere o a lanciare ipotesi, siamo bravi tutti. Potrebbe venire qui il salumiere e dire che sono prosciutti tirati in aria. Il discorso è che bisogna fare ricerca, bisogna informarsi, perché a sparacchiare a caso e a giustificare che sia la lingua solo per muovere dell'aria non va bene. C'è la ricerca, c'è lo studio, ci sono le prove, ci sono le testimonianze. Quindi, se vogliamo capire la realtà, ci dobbiamo muovere in tal senso, non sparare così a casaccio sperando di beccare il bersaglio. Ecco, Sebastiano dice che può essere vero, lo chiedo al giovane Manuel, dice che ha visto 3 casi di UFO, vale a dire oggetti che non sono riusciti a ricondurre nessun velivolo costruito da noi uomini per velocità e manovre. Peraltro, a livello storico, va ricordato che anche in tempi non sospetti, Benito Mussolini nel 1936 istituì il gabinetto RS-33 per indagare ed effettuare ricerche riguardo un oggetto volante non identificato caduto sul suolo italiano. Può essere vero questo? Sì, allora, Voce, voce che ti voglio sentire. sicuramente gli avvistamenti sono sempre più presenti anche tra le persone normali, perché queste civiltà cercano in tutti i modi di sollecitarci, di farci porre delle domande e quindi si fanno vedere anche come flotte e difatti anche per questo un po' che militari e persone anche di un certo tipo iniziano comunque adesso a parlarne, perché ormai la presenza è indubitabile, quindi può essere che molte persone appunto abbiano avvistamenti, abbiano contatti. E c'è una marchigiana, Anna Maria, dice che lei non crede che ci siano altre vite nell'universo. Cosa rispondiamo? Ma il discorso del credo, come dicevamo prima, è un discorso iniziale. Poi, da quando si inizia a fare delle ricerche, si vedono determinati personaggi, determinati istituti che rilasciano dei documenti, delle dichiarazioni, dei filmati, si va a cercare e collegare anche i vari puntini, poi si va a trovare quella che è la verità. Quindi, se il fenomeno non esiste, troverò le prove che il fenomeno non esista. Mentre se il fenomeno è reale, troverò le prove che mi dimostrano che il fenomeno è reale. E per chiudere i messaggi per il momento,
Sante, dice Maria Teresa di Pordenone, glielo posso giurare che nel 1958 a Lussemburgo abbiamo visto un gigante disco che è passato sopra la nostra casa, girava velocemente, aveva lucine rosse ad una velocità incredibile. Potrei raccontarvi pure di una seconda visione nel 76, ma non mi crederebbe nessuno. No, invece lei lo scriva perché noi possiamo credere che questo possa essere accaduto. Non sia pessimista, signora Maria Teresa. Cosa rispondiamo a questi Ma personaggi? io Maria Teresa direi che con noi sfonda una porta aperta, ovvio che le crediamo. Io però la domanda che mi porrei, se andiamo a vedere, nella maggior parte, tante persone penso che abbiano visto sempre nella loro vita qualcosa, ma a questo punto mi chiederei, che è la domanda principale, ora sappiamo che esistono, abbiamo avuto tutti un'esperienza, ma perché ci sono, cioè qual è il senso di questa loro visita? Penso che sono queste un po' le domande che dobbiamo farci. Certo. Per esempio, torniamo a bomba e chiedo al dottor Caria, oltre ai militari, vi sono altri importanti personaggi che hanno avallato le dichiarazioni del Pentagono sull'esistenza degli UFO o UAP, come si suol dire? Sì, assolutamente sì. Hanno seguito a ruota importanti personaggi, sempre del mondo dell'establishment, curiosamente proprio quel mondo che aveva sempre invece tergiversato, negato, deriso e così via. È una testimonianza importantissima, magari una testimonianza pubblica, che è stata registrata durante un programma televisivo, l'ha rilasciata Christopher Mellon, che è l'ex segretario aggiunto al Ministero della Difesa, è stato anche capo o vice capo, adesso non ricordo, dell'intelligence del Senato. E lui in un programma addirittura dice che a certi livelli ormai tutti sanno degli UFO. Quindi, Vito, se sei d'accordo, magari ascoltiamo Certo, guardiamo i questo. filmati. Qui con l'ex vice assistente segretario alla difesa per l'intelligence, Christopher Mellon. Christopher, credi che gli UFO esistano? Sappiamo che gli UFO esistono. Questo non è più un problema. La Marina stessa ha riconosciuto pubblicamente il fatto che esistono e i piloti della Marina, piloti in servizio attivo, hanno dichiarato pubblicamente al The New York Times che riconoscono il fatto che esistono. Quindi il problema ora è: perché sono qui? Da dove vengono? E qual è la tecnologia alla base di questi dispositivi che stiamo osservando? Ci sono indicazioni che questi oggetti volanti non identificati stiano facendo cose che questo mondo non è in grado di fare. In effetti ci sono delle indicazioni. L'incidente di Nimitz, un famoso esempio, che è stato ben documentato da più radar, più piloti in pieno giorno, quel veicolo è stato in grado di librarsi a 50 piedi sopra l'oceano dopo essere sceso da oltre 80.000 piedi. Quindi i piloti che stanno osservando questi velivoli sono assolutamente sconcertati e questo emerge chiaramente nelle loro dichiarazioni pubbliche. E non siamo l'unico paese che sta avendo questi incontri. Assolutamente no. Presenteremo le informazioni di un alleato della NATO che ha avuto esperienze molto simili. Hai una solida reputazione, un grande titolo e un enorme curriculum. Stai dicendo che sta effettivamente accadendo. C'è stata interazione tra essere e essere umano con qualunque cosa siano questi esseri? Non che io sappia, si tratta di interazioni tra veicoli controllati in modo intelligente che sono altamente sofisticati, che operano all'interno e intorno alle strutture militari statunitensi. E da qui la preoccupazione. La preoccupazione del pilota è una: ci sono state collisioni quasi a mezz'aria, c'è un problema di sicurezza. Ma in secondo luogo c'è una questione vitale per la sicurezza nazionale, ovvero che la nostra sovranità viene violata da veicoli di origine sconosciuta. Incredibile, incredibile, incredibile. Dottor Pinotti, secondo lei, perché nel nome del programma si parla di questi mezzi come minacce aeree avanzate? Ma è presto detto, ovviamente gli Stati Uniti sono sempre, in quanto principale potenza mondiale, sono stati preoccupati ovviamente da problemi di sicurezza nazionale. Questo è un leitmotiv questo. E naturalmente è chiaro che se c'è qualche cosa che mette in forse, no, questa supremazia, beh, ci si deve occupare di questo qualche cosa e si deve essere all'altezza della situazione, perché potenzialmente
potrebbe, da un loro punto di vista, essere una minaccia. Poi questo è tutto da dimostrare, perché francamente, dal momento che questi oggetti sono qui da almeno 7 decenni, se vogliamo essere gentili, va da sé che avrebbero avuto un'enorme quantità di occasioni per poter eventualmente assumere atteggiamenti di tipo palesemente ostile nei nostri confronti. Questo non è successo. Quindi io non credo che chi controlla questi mezzi sia più pericoloso dei nostri governanti, che hanno normalmente utilizzato il sistema della guerra per portare avanti la storia degli ultimi 7 decenni. Quindi francamente non credo che dobbiamo preoccuparci più di tanto, forse dovremmo preoccuparci più di noi. Bravo, ecco, questo è vero, posso mettere la mano sul fuoco, è sicuro. Allora, facciamo una cosa, regia, mandiamo questi filmati perché voglio fare un'altra domanda a Pier Giorgio Caria. Vai. Sulla base delle vostre esperienze e osservazioni, ritenete che gli UAP rappresentino una potenziale minaccia per la nostra sicurezza nazionale? Sì, ed ecco perché. La tecnologia che abbiamo affrontato era di gran lunga superiore a quella che avevamo e si poteva mettere ovunque. Se ne aveste uno, se lo catturaste, se lo modificaste, se lo faceste funzionare, stareste parlando di qualcosa che può andare nello spazio, andare da qualsiasi parte, scendere in pochi secondi, fare quello che vuole e andarsene. E non possiamo farci nulla. Niente. Ok, qualcuno di voi due? Vorrei anche aggiungere che, dal punto di vista dell'aviazione commerciale e dell'aviazione militare, noi affrontiamo l'incertezza nel nostro spazio operativo nell'ambito delle nostre azioni professionali. Identificare l'amico dal nemico è molto importante per noi. Quindi, quando abbiamo obiettivi non identificati e continuiamo a ignorarli a causa di uno stigma o della paura di ciò che potrebbero essere, è un'apertura di cui i nostri avversari possono approfittare. Qual è il tuo pensiero su quello che hanno detto questi due personaggi? Ma intanto mi allaccio e condivido pienamente quanto ha detto poc'anzi il dottor Pinotti. In questo caso si tratta di un evento importantissimo, è un'audizione aperta, quindi pubblica, che è accaduta il 26 luglio del 2023 davanti al Congresso americano. E abbiamo visto c'era di nuovo il comandante David Fravor, che era poc'anzi nell'intervista di Tucker Carlson. Poi c'era David Grush, di cui magari il dottor Pinotti, che lo ha intervistato, ci potrà parlare più dettagliatamente. C'era un altro ex pilota militare, che è il pilota Ryan Graves, anche lui testimone in prima persona delle esperienze. Ora, dalle domande che il congressista ha fatto, di nuovo si presenta il fenomeno come minaccia alla sicurezza nazionale. Io direi che è un concetto anche ovvio in quegli ambienti, che sono ambienti militari, comunque stiamo parlando di gente che è legata alla Marina e quindi di fatto anche al Pentagono, perché il concetto del prestigio, del potere mondiale, del predominio è legato a un discorso di controllo del territorio, e quindi laddove c'è un mezzo che entra, esce, fa un po' come gli pare e ha una tecnologia enormemente superiore, per quel mondo rappresenta una minaccia, cioè per il mondo del potere. La domanda è: ma per noi popolo, che il potere siamo anche noi che lo subiamo, sono una minaccia o non sono una minaccia? Il dottor Pinotti ha detto: sono qui da almeno 7 decadi, poi sappiamo che è da molto di più e ancora non siamo stati attaccati. Quindi per il mondo del potere possono rappresentare una minaccia, ma magari per noi potrebbero rappresentare una liberazione. Sai perché per il mondo del potere? Perché non potrebbero più fare ciò che fanno. Certo, non potrebbero controllarli. Hai capito? Perché sarebbero controllati dai poteri. Dottor Pinotti, un'altra cosa, io faccio vedere un filmato, poi mi dice il suo pensiero, perché anche Obama ha dichiarato il 20 maggio del 2021 che questa presenza è reale. Guardiamola, guardiamo i due filmati e poi voglio sentire la sua opinione su queste affermazioni di Obama. Vai. When it comes to aliens, quando si parla degli alieni, ci sono alcune cose che non ti posso dire in diretta. Ciò che è vero, e adesso dico sul serio, è che ci sono filmati e registrazioni di oggetti nel cielo che non sappiamo esattamente cosa siano. Non possiamo spiegare come si muovono, la loro traiettoria. Non hanno uno schema che può essere spiegato facilmente.
E quindi penso che le persone stiano ancora cercando seriamente di investigare e di scoprire di cosa si tratta. Cioè, interessante quello che ha detto questo ex presidente degli Stati Uniti. Dottore, allora, dottor Pinotti, Roberto. Mi sente, Roberto? O è caduto? Perfettamente, sì, sì, prego. La sua opinione, le sue considerazioni. Le mie considerazioni non possono che essere positive. Tra l'altro, anche in campo politico ci sono state tantissime personalità di calibro mondiale che si sono espresse esattamente come si è espresso Obama ora. Naturalmente il ruolo di ex presidente noi lo vediamo come una cosa assolutamente più, come dire, pressante, più importante. Però in realtà, scusate, consideriamo per esempio che la persona che ha insegnato, diciamo, quasi tutto a Wernher von Braun, l'uomo che ha portato l'uomo sulla Luna, no? Beh, Hermann Oberth, uno dei padri dell'astronautica, fin dagli anni 60 ha detto: noi oggi siamo visitati da esseri extraterrestri in quelli che chiamiamo dischi volanti, all'epoca si chiamavano così. Questo, voglio dire, sfonda una porta aperta Obama in ultima analisi. E non dimentichiamo che ci sono stati addirittura capi di Stato che hanno detto quello che hanno detto quando erano in carica. Potrei ricordare Dmitry Medvedev in un famoso fuori onda, mandato in onda, la rete ne sa benissimo qualcosa, in cui lui ha detto tranquillamente che quando si raggiunge la posizione che lui aveva allora di capo di Stato, viene consegnato all'interessato la valigetta con i codici nucleari, ma anche un dossier dove si spiega e si dice tutto sulla comparsa di questi extraterrestri fra di noi. Naturalmente però lui ha anche aggiunto, notare, era apparentemente un fuori onda questo, quindi lui non avrebbe dovuto sapere che poi questa cosa sarebbe stata diffusa come è stata diffusa, lui ha detto capite bene però che dire certe cose creerebbe panico, e concordo, io da sociologo mi rendo conto e non da ora che questo potrebbe avvenire, che potrebbe ingenerare un problema nominalmente per ogni potere costituito. Certo. Perché noi stessi saremmo assolutamente critici nei confronti di chi per 7 decenni ha negato tutto e non ci ha informati. Questo è il minimo che può capitare. Certo. Adesso una curiosità, mi rivolgo all'amico Jacopo Bonfigli. Mi dice il signor Dario da Treviso che le piramidi le hanno costruite chi viene da Orion. Infatti le tre piramidi sono simili alle tre stelle di Orione. Potremmo credere, scusate se passiamo dalla scientificità alle curiosità che dobbiamo assolvere, perché i telespettatori scrivono e non una risposta, dobbiamo dargliela, anche se siamo lontani dalla scientificità che stiamo raccontando. Ma io non sono un esperto di questa materia, però quello che ormai abbiamo capito è che nell'archeologia del passato si trovano moltissime affinità che riguardano strutture gigantesche che si trovavano in parti diverse del mondo. L'allineamento con diciamo le costellazioni e l'astronomia è un qualcosa che accomuna moltissime delle strutture megalitiche del passato. Evidentemente doveva esserci un trade union, una cultura, una conoscenza che univa le varie culture del passato affinché si potessero realizzare anche manufatti che oggi sono ancora complessi da poter costruire e soprattutto che sono posizionati in una certa maniera laddove noi pensiamo che certe conoscenze siano solo dell'epoca moderna. Quindi, come dicevamo anche prima, evidentemente questi esseri sono presenti sulla Terra dalla notte dei tempi e hanno influenzato le culture e i popoli del passato. Bene, un'altra cosa curiosa e poi andiamo avanti, la chiedo al giovane Manuel, tu sei un contattista, me lo chiede Enrico da Torino, c'è qualcuno che è contattista di voi? Tu lo sei? No, non sono un contattista, sono una persona che, affascinata da questa grande tematica, ha voluto approfondire. Bene, ecco, andiamo avanti. Sante Pagano, ci sono altri documenti importanti sull'UFO di origine militare?
Ma sì, possiamo ad esempio riportare la foto di questo oggetto volante non identificato che ha preso il nome di Orbs Mosul, ossia è un oggetto È volante questa? non, esatto, questo qui, un oggetto volante non identificato che questa foto è un fotogramma ripresa da un video della lunghezza di 4 secondi che è stata pubblicata attraverso prima Twitter. Da Jeremy Corbell, che è un noto investigatore, regista ufologo. E è stata pubblicata nel gennaio del 2023, ma è una foto se non sbaglio, dell'aprile del 2016. Ecco, è molto importante questo documento perché dettaglia di un oggetto volante non identificato. È una foto ufficiale innanzitutto, poi è stata anche analizzata in una base, la base della Virginia, e identifica un oggetto non identificato mentre sorvola una città. Mosul si trova in Iraq, questo era uno scenario bellico all'epoca. Quindi questo, a parte che ecco, conferma di nuovo la morfologia che non riusciamo a spiegare di questi oggetti che sono sferici. E riescono a volare, soprattutto ad eseguire manovre di volo assurde, incomprensibili, ma soprattutto un oggetto volante non identificato che sorvola una città in un ambiente bellico ci fa formulare delle domande importanti. La prima è perché questi oggetti riescono impunemente a sorvolare questi scenari bellici, cioè stanno dimostrando, la mia opinione è che stanno dimostrando di avere una tecnologia tale da poter evadere in qualsiasi caso qualsiasi attacco da parte, in questo caso, degli eserciti in atto. C'è da dire anche che questi oggetti hanno più volte dimostrato di poter addirittura disinnescare armamenti nucleari, quindi stiamo parlando di tecnologia davvero superiore ed è proprio questo che fa paura al governo americano. Appunto. Un'altra cosa che volevo chiedere, Sante, poi voglio chiedere, così per soddisfare il pubblico, anche all'architetto, prima di andare in merito anche in altri tipi di domande, insomma. Sante Pagano, oltre a questo documentario, a questo documento, scusa, fotografico che noi abbiamo visto, che è stato diffuso da Corbell, abbiamo altri filmati rilasciati dal Pentagono oppure... Sì, ce ne sono molti altri. Io mi collegherei ad un altro filmato ripreso sempre in Medio Oriente, pubblicato nel 19 aprile 19 aprile 2023. 2023, esatto, ma risaliva al 12 luglio del 2012, No, 2022, mi 2022, risulta. scusami. Ecco, questo filmato, non so se magari lo facciamo vedere Sì, facciamolo vedere, facciamolo vedere. mentre Regia. parlo. Questo filmato, ecco, è ufficiale, è stato rilasciato dall'ARO. L'ARO è un ufficio che sta per All Domain Anomaly Resolution Office. È un ufficio di risoluzione di tutte le anomalie presenti in tutti i domini. Per domini si intende aria, terra, spazio e acqua. Ecco, qua vediamo l'oggetto che viene ripreso da una telecamera, mi sembra da un aereo, una telecamera forse automatica, che appena vede l'oggetto passare cerca di riprenderlo con difficoltà perché l'oggetto esegue anche delle manovre un po' particolari, cambia rotta, a volte accelera e decelera. E questo, ecco, anche qui dovremmo chiederci come facciano oggetti. Qui si parla di una base militare americana in territorio del Medio Oriente, forse Iraq o Siria, non si sa. Anche qui, come fanno innanzitutto questi oggetti sferici a volare, dato che non hanno nessuna avionica, non hanno ali, non hanno mezzi di propulsione? E soprattutto, come fanno a sorvolare scenari militari o scenari bellici attivi? Di quale tecnologia possiedono?
E un'altra cosa molto importante, questo video è stato rilasciato in un momento molto importante, un momento ufficiale. Sto parlando dell'udienza, la seconda udienza americana del governo americano sugli UFO, dove Sean Kirkpatrick, il direttore di questa ARO, pubblica tre video. Di questi tre video c'è questo video che è il più interessante a nostro avviso, e Sean Kirkpatrick, io ci farei un attimino una riflessione. Innanzitutto è un personaggio altamente degno di nota, perché è il capo dell'ARO. L'ARO è un ufficio molto importante, ha poteri veramente interessanti, dopo ne parliamo, ed è stato istituito da poco. Ma questo personaggio, pochi mesi prima, aveva redatto insieme a Avi Loeb, un scienziato molto molto noto, e con la collaborazione delle forze armate statunitensi, un rapporto in cui dicevano letteralmente: c'è l'alta possibilità che esistano madrenavi extraterrestri nel nostro sistema solare, in grado di rilasciare sonde che possono essere appunto rilasciate allo scopo di monitorare, sorvegliare, studiare i pianeti del sistema solare, proprio come facciamo noi, certo, con la NASA. Quindi, ecco, da una parte lui parla di esistenza di navi madre extraterrestri, poi ci pubblica questi video. Io penso che la correlazione, senza fare troppe speculazioni, sia abbastanza automatica. C'è una cosa che mi diciamo che caratterizza anche questo momento storico che stiamo vivendo per Giorgio Caria. Noi abbiamo visto due documenti di origine militare, no? Una foto e un filmato di una sfera che si trova in zone che sono teatri di guerra. Abbiamo altro materiale ufologico di questo tipo? Sì, il materiale ufologico di questo tipo è vastissimo, ma vorrei citare uno in particolare che si ricollega a questo materiale di cui Sante ha parlato, cioè il fotogramma della sfera sopra Mosul e il filmato rilasciato dall'ARO, sempre di una sfera in Medio Oriente. E c'è questo video che è stato ripreso proprio il giorno dell'attacco terroristico di Hamas a Israele, dove si vede chiaramente sopra il teatro dove stanno manovrando i terroristi, si vede questa sfera in cielo che sta lì e che viene ripresa da una bodycam che ha sul suo elmetto uno di questi terroristi. Se possiamo mandare il filmato, Vito, così lo vediamo. انزل 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 روح روح انزل سيبني 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 وقف 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 هات طوفته وحش بيحيى وحش سنديلك روح ارمي 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 روح هادي عليا انزل 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 روح روح انزل سيبني 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 وقف 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 Allora, chiedo perdono, ma ho visto quella sfera, cosa faceva? Controllava? Beh, io mi riallaccio al discorso che ha fatto Sante, a quel documento di quel filmato diffuso dall'ARO, che è un organismo ufficiale che è stato creato dopo la legge firmata da Biden nel 2021,
che parla di queste sonde che verrebbero rilasciate da astronavi madre e che hanno un compito di sorveglianza. Quindi abbiamo visto il fotogramma della sfera sopra Mosul, Iraq, teatro di guerra. Abbiamo visto un'altra sfera, questa volta un filmato, rilasciato sempre dall'Aro, al cui comando c'era Kirkpatrick, e quindi di nuovo teatro bellico. Ora vediamo una sfera proprio il giorno in cui c'è questo attacco terroristico di Hamas. Quindi cosa ci dimostrano questi documenti? Che c'è un controllo, un monitoraggio dei teatri di guerra, perché da lì potrebbe partire quella scintilla che potrebbe generare uno scontro nucleare, che è quello, e questo lo sappiamo anche da fonte di testimonianza militare, che potrebbe portare a un conflitto atomico che spegnerebbe la vita nel nostro pianeta, che è la cosa su cui controllano, a dire anche dai militari, questi esseri. Cioè loro sono preoccupati, cioè rispettano le nostre decisioni interne e non intervengono a favore dell'Oriente o dell'Occidente o delle due fazioni belligeranti, ci lasciano fare le nostre scelte, ma un disastro nucleare entrerebbe nell'ordine della loro giurisdizione, quindi controllano che non accada il peggio. Benissimo, benissimo. Voglio dire a chi tenta di chiamare al numero che avete visto là, è solo per messaggi, non per telefonate, perché non possiamo rispondere. Siate cortesi, se avete da dire qualcosa lo vedete solo per messaggi, siate cortesi. Ascolta, rapidamente mi risponde anche a questa domanda, perché poi rivolgo la domanda anche a Pinotti. Il fatto che il World Economic Forum nel 2013 abbia dichiarato pubblicamente che la scoperta di vita extraterrestre sarebbe un grave fatto per la stabilità del sistema di potere che governa il mondo, ha secondo te una relazione con l'affermazione del Pentagono e del governo americano che gli UFO sono una minaccia? Ma a parer mio c'è un nesso perfettamente logico tra i due ambienti, quello militare e quello del World Economic Forum, che di fatto rappresenta o ha rappresentato fino a poco fa, visto che sono un po' in difficoltà, la grande finanza mondiale. Quindi il potere si lega perfettamente al denaro, e i due ambienti, quello del potere e quello del denaro, dicono che questi esseri, la loro presenza rappresenta una minaccia. Quindi per me il quadro è chiarissimo, cioè la dichiarazione pubblica fatta nel 2013 dal World Economic Forum, poi tra l'altro ripetuta nel Financial Times nel 2021, prova che l'oscurantismo o il cover-up e l'insabbiamento su questa verità è dovuto proprio alla preoccupazione del potere di subirne dei danni a causa di questa presenza. Qual è l'opinione del dottor Pinotti su queste dichiarazioni del World Economic Forum? Concordo assolutamente con quanto ha detto adesso Pier Giorgio Caria. Da sociologo posso soltanto dire che una dichiarazione pubblica non adeguatamente predisposta e preparata nei confronti del pubblico, secondo cui in realtà noi saremmo controllati da altre intelligenze superiori, sarebbe devastante per il potere tradizionalmente inteso. La politica come noi la conosciamo sarebbe cancellata 5 minuti dopo. Nessuno riconoscerebbe più l'autorità politica, militare e anche economica dei cosiddetti leader che ci hanno finora guidato, perché tutti sarebbero giustamente accusati di mendacio, di avere nascosto all'umanità la cosa più importante che fino adesso si può dire, e cioè che non siamo soli nell'universo e che evidentemente le cose stanno in maniera molto diversa da come ce l'hanno raccontate. Vito. Io dico amen per quanto riguarda tutto il discorso, che condivido pienamente con Pinotti. Ho un suggerimento per il presentatore. Io in relazione a questo chiederei al dottor Pinotti delle dichiarazioni di David Grush, visto che il dottore lo ha potuto anche intervistare personalmente. Ah sì? Allora sentiamo, sì. Sentiamo, dottor Pinotti. Allora, David Grush è stato sentito al Congresso degli Stati Uniti con Trevor e altri, proprio perché nel momento in cui i rappresentanti del popolo, deputati e senatori, si sono resi conto che non sono stati informati adeguatamente, beh, in base a quanto ha deciso Trump, no? Giustamente era giusto chiedere lumi,
E allora abbiamo avuto queste dichiarazioni, fra l'altro anche di David Grush. David Grush è pluridecorato in Afghanistan, membro dell'Aeronautica Militare Americana e anche membro dell'intelligence. Quindi è andato a deporre sotto giuramento e ha dichiarato alcune cose veramente raccapriccianti da un certo punto di vista. E non ha detto tutto, sia molto chiaro, perché quello che ha dichiarato lui lo ha concordato tramite i suoi legali con i suoi ex datori di lavoro, perché lui adesso è in pensione, ovviamente, no? Benissimo. Che cosa ha detto? Ha detto, per esempio, non soltanto che gli UFO esistono, ci controllano e via dicendo, ma addirittura ha detto che il governo degli Stati Uniti detiene un certo numero di questi oggetti recuperati in tutto il mondo a causa di incidenti che questi ultimi hanno avuto. Lo scopo è studiare tecnologie avanzate desunte da quello che si può ovviamente ricavare da questi oggetti. Non solo, ma addirittura ha dichiarato una cosa che in Italia tutto sommato è nota per certi aspetti, potremmo dire, no? Ma che all'estero ha fatto praticamente, ha avuto l'effetto di una bomba. Cioè ha dichiarato che il primo di questi oggetti in realtà è avvenuto, cioè il primo di questi oggetti recuperati risale al 1933 all'Italia e che nel 1945 questo oggetto, quando gli alleati hanno sconfitto i nazisti nel nord Italia, è stato poi recuperato e portato negli Stati Uniti. Guardate Certo. che è una cosa che sembrerebbe fantascienza, ma è così, perché noi è già dal 1996, e poi abbiamo pubblicato questi dati nel 2000, che lo diciamo, sono praticamente 24 anni che in Italia questo è noto e Certo. oggi ne sappiamo anche di più perché ci avviamo a documentare in maniera definitiva questo con documenti storici indipendenti e ulteriori che schianteranno qualunque negazionista. Ma il Benissimo. fatto che noi abbiamo avuto questa conferma dagli Stati Uniti, addirittura dal Congresso degli Stati Uniti, è enorme. Grush ha anche detto altre cose, ha detto per esempio, e guardate che questo è agghiacciante, ma non c'è niente di strano perché i sistemi di intelligence queste cose le fanno, ha detto che in epoca non attuale testimoni scomodi che si riteneva non dovessero diffondere certe notizie sono stati soppressi, sono stati uccisi. Capite cosa voglio dire? Certo. Quindi in sostanza, anche se noi sappiamo che l'intelligence in Occidente come in Oriente, queste cose le fa, beh, insomma, è una cosa abbastanza pesante. Capite Certo. che nessun governo può a questo punto dire no, io sono immacolato e pulito. Quindi capite l'effetto negativo che questo avrebbe sulla gente Certo, e sul potere. certo, certo, certo. Cosa interessante questa sera, mi auguro che siano con gli occhi aperti e con le orecchie così ad ascoltare tutto quello che dicono queste persone straordinarie. Adesso lascerei questa parte prettamente storica e verrei a trattare, siccome il tempo vola, e voglio capire anche questi corpi non umani che sono stati ritrovati a Nazca, questi incredibili corpi umani. Io mi rivolgo subito al nostro ospite che è rimasto inoperoso fino adesso o quasi, l'architetto Roberto Venturino. Architetto, lei lo abbiamo detto prima, è architetto, ma fa l'archeologo per passione, no? Da tempo segue anche l'evolversi di una scoperta avvenuta in Perù, nella zona tra Palpa e Nazca, venuta alla luce alla fine del 2016 e che potrebbe cambiare la storia dell'umanità. Come è avvenuta? Di che cosa si tratta esattamente? Beh, dunque, sì, studio anche archeologia per passione, ecco, più che fare l'archeologo. Comunque, come è avvenuta? È avvenuta perché quell'anno lì, nel 2015-2016, alcuni huaqueros, che in italiano potremmo grosso modo tradurre come tombaroli, però insomma sono persone che operano nelle huacas, che sono degli scavi archeologici, e non operano a livello riconosciuto, insomma, non riconosciuto dalle leggi, hanno trovato dei corpi, si sono rivolti a un ONG di Cusco nel sud del Perù,
nelle alture del sud del Perù, dove all'istituto Incarri, nella persona del presidente di questo istituto, di questa ONG, che è lo storico francese Thierry Jamin, e chiedendogli che cosa fossero. Lo storico francese ha riconosciuto a prima vista come possibili originali questi corpi, anche se stranissimi, perché corpi di 50-60 centimetri, con tre sole dita nelle mani e nei piedi, e con dei crani molto allungati. Sono partiti degli studi, si sono seguite da subito istituzioni come l'Università di San Pietroburgo, e poi l'Università di Ica ha in custodia alcuni di questi corpi da almeno da 4 anni, diciamo. Va bene, si sono uniti, insomma, gli studi sono partiti a livello di istituzioni private, quindi con fondi privati, perché queste istituzioni, queste persone, poi anche quasi da subito anche un gruppo di lavoro coordinato, diciamo, dal famosissimo giornalista messicano Jaime Maussan, e insomma altre università si sono unite. Alla fine, dopo 7 anni di studi, tutti gli scienziati, tutti i ricercatori che hanno studiato il caso, quindi tutta quanta la comunità scientifica internazionale, nessuno escluso, tutti quanti quelli che hanno studiato il caso, sono convenuti sullo stesso punto, che è stato dichiarato alla seconda udienza del Messico, al Parlamento del Messico, dalla Università di Ica, che quanto dicevo prima, fondamentalmente questi corpi sono esseri che hanno vissuto, hanno respirato, hanno camminato sulla pampa di Nazca. E di che cosa si tratta? Sono fondamentalmente due specie quelle che stiamo vedendo. Questa è Maria, ogni essere evidentemente è stato battezzato con un nome, e la specie è Hamin palpanensis. Quindi è un ibrido con ben 4 DNA. Due DNA che non si trovavano nemmeno in quel continente, sono stati presi da qualcuno in Africa, perché è il bonobo e lo scimpanzé, due scimmie. Il terzo DNA è quello di Sapiens Sapiens, l'umano, e il quarto DNA è sconosciuto, molto probabilmente è responsabile della tridattilia, delle tre sole dita e dei crani allungati. E quindi hanno queste cose in comune. Poi l'Università di Ica, come dicevo, ha dato un decalogo a cui ho accennato prima, ma brevemente una cosa molto molto importante che il professor Zuniga ha detto: in questi anni siamo stati vessati in ogni maniera, siamo riusciti ad arrivare a questo risultato che è un punto a capo scientifico, perché seppur iniziale abbiamo stabilito indubitabilmente tutto quanto questo, stiamo parlando di istituzioni e di ricercatori indipendenti di 4 continenti. Oggi questi corpi, questi studi sono portati avanti in maniera indipendente da almeno tre università peruviane che collaborano con quella di ICA, da un gruppo di lavoro in Messico, scienziati giapponesi e in varie altre parti del mondo. E tutti stanno dicendo la stessa cosa. Questo è molto importante. E quindi il professor Zuniga, a nome dell'Università di ICA, ha detto: abbiamo bisogno del vostro aiuto. Ha lanciato un appello accorato alla comunità scientifica internazionale, chiedendo aiuto, perché i fondi per poter andare avanti c'è bisogno di molto più fondi. Qua vediamo il ricercatore peruviano Joyce Mantilla, che ho intervistato, ci sono le interviste sul mio canale, tutti questi personaggi, e che operano in prima persona e hanno una incredibile energia nel voler cercare direttamente fino a fondo la verità. Ma soprattutto il professor Zuniga, nel suo appello, che si trova doppiato sul mio canale Roberto Venturino su YouTube, nel suo appello ha lanciato anche una sfida a tutti i detrattori. Ha detto: venite, perché non ci venite a dimostrare dove stanno gli errori? E questo appello è stato lanciato da un Parlamento, da un'istituzione, anche se sono 4 anni che ripetono questa sfida e mai nessuno si è presentato. Quindi è un punto a capo e, diciamolo, un tappo in bocca a tutti i detrattori, perché farebbero più bella figura stare zitti da ora in poi, perché comunque nel 2024 le novità che si dovrebbero arrivare, che sicuramente arriveranno sul caso, sono molto importanti. Dicono che siamo solo all'inizio degli studi, e per questo che c'è bisogno di aiuto della comunità scientifica internazionale, e che oltre a queste due specie sicuramente pare che ce ne siano altre, ma questi sono dati che verranno rivelati più avanti. Certo, certo. Molto bene. So che anche tu hai seguito questa. Vuoi aggiungere qualche
particolare? Sì, intanto condivido tutto quello che l'architetto Venturino ha detto, assolutamente vero, assolutamente reale. Poi io sono rientrato dal Messico a novembre, ho partecipato personalmente alla seconda udienza, ma magari Vito questo discorso lo facciamo dopo. E voglio ribadire e sottolineare quello che ha detto l'architetto, cioè che c'è stata un'equipe di altissimo livello internazionale che si è riunita, che ha studiato i corpi, che li ha analizzati da tutti i punti di vista, sono state fatte le analisi del DNA, addirittura è venuto fuori che il nostro DNA è più simile a quello dei batteri di quanto il DNA di questi piccoli corpi e anche di quello più grande che Maria sia uguale a quello umano. Quindi si tratta, non a caso li chiamano esseri non umani, cioè al di là di tutte le differenze fisiche che sono evidentissime guardando le immagini, magari Vito, se possiamo vedere un video. Che sì, se... sì, facciamo vedere il video. Il video dei corpi, già abbiamo visto qualcosa, rifarei vedere il video dove c'è Wawita e le altre entità. Insomma, c'è una differenza non solo strutturale che è stata dimostrata a livello scientifico. Sono corpi, poi, ecco, in quel caso è il corpo di Josefina, che è una femmina gravida, sono corpi alti 60 centimetri. Quindi la pregnanza scientifica di questa scoperta è assolutamente, assolutamente dimostrata dal punto di vista scientifico. È impossibile dimostrare il contrario. Tra l'altro i test del DNA, che sono costati tantissimi soldi, una sola analisi costa, se non erro, alcune decine di migliaia di euro, sono disponibili su un cloud pubblico, quindi chiunque se li può scaricare. Quindi è una scoperta, Vito, che potenzialmente, e voi amici che ci state seguendo da casa, potrebbe cambiare la storia, cioè la storia dell'umanità. Così come ci è stata raccontata, non è così. I piccoli corpi di 60 centimetri, di cui il dottor Salce Benitez, che è un medico forense messicano, poi vedete ci sono state delle analisi radiografiche all'attack pubbliche in diretta con la presenza di un notaio, quindi una scoperta che potrebbe cambiare la storia, e come tutte le scoperte che possono cambiare la storia, perché i corpi, ripeto, hanno all'analisi al carbonio 14 1000 anni di età, mentre Maria addirittura oltre 1600 anni, quindi questa realtà che è sempre stata occultata a livello storico oggi stravolgerebbe tutto, e su questo il potere ovviamente ha sempre da perderci. Ecco, questo è il mio commento. E ti par poco, è un commento che ci lascia... Se mi è permesso... Prego, prego. Volevo semplicemente dire che anch'io sono stato di recente in Messico e da vecchio amico di Jaime Maussan, che è un giornalista, è il Bruno Vespa messicano che può permettersi il lusso di mandare in prima serata più o meno quello che vuole, non perché sia potente, ma perché è molto seguito dal pubblico e finora non lo ha mai preso in giro. Ecco, lui si è fatto paladino di questa storia. Vorrei chiarire una cosa. Questa storia ha, diciamo, fatto arricciare il naso a un sacco di studiosi del fenomeno UFO. Perché? Perché la stampa, superficialmente, ha naturalmente collegato subito gli alieni agli UFO, gli alieni di Nazca, o come li ha chiamati, agli UFO. E attenzione che questo non è affatto detto che sia, manco per niente. Anzi, se dovessimo essere così formali, dovremmo dire che questa è un'associazione dedotta, come suol dirsi. Cioè non c'entra nulla, non c'è nessun punto di riferimento fra il fenomeno UFO attuale e questi corpi, che indubbiamente ci sono, vanno studiati, possono probabilmente appartenere a forme di vita altre che non sappiamo nulla di loro, non sappiamo da dove vengono, non sappiamo quando effettivamente si sono manifestate e via dicendo. Però questo, ripeto, se non altro c'ha un aspetto che va detto. Dimostrerebbe inequivocabilmente che l'Homo sapiens non è al centro dell'universo, perché ci sarebbero altre specie, chiamiamole pure umanoidi, no? E comunque non umane, presenti accanto a noi. E questo sarebbe anche qui devastante, perché detronizzerebbe praticamente la forma umana, intesa comunemente da noi in base a storia, religione e quant'altro, da dove lo abbiamo posto, cioè il centro dell'universo. Non sarebbe più così. Quindi voi capite che quando noi vediamo gli scettici per partito preso, che magari non hanno minimamente approfondito questo o quel problema, questo è dovuto a questa prevenzione automatica, gli franerebbe il terreno sotto i piedi.
tante certezze verrebbero meno. Da un punto di vista sociologico genererebbe tutto questo quello che in sociologia si chiama anomia, cioè il crollo dei valori di riferimento. È un grosso rischio, certo. Perché normalmente quando questo avviene le società implodono, questo dice la sociologia. Una curiosità così che mi viene spontanea, i media, i giornalisti, come hanno risposto dopo tutto quello che è stato fatto vedere, dopo questo evento, insomma? Ci sono state reazioni positive, reazioni di scetticismo, no, ma cosa dicono, sono cose costruite, così? Le reazioni, Vito, essendo oggi il giornalismo un'anima morente, il vero giornalismo, oggi abbiamo uno stuolo di pennivendoli che scrivono a bacchetta quello che il padrone ordina, quindi complimenti a quello che fai tu, che veramente è encomiabile, sei un po' il Jaime Maussan italiano, quindi la reazione... A parte, è la saggezza della vecchiaia mia. Ma chi lo sa, Vito, ci sono persone che più o meno hanno l'età tua e lasciamo perdere. Quindi il mio complimento non era piaggeria, perché quello che fai è veramente di altissimo livello ed è l'anima del vero giornalismo. Detto questo, la reazione mediatica a livello mondiale, tolto Canale Italia con Vito Monaco e tolto Jaime Maussan, è stata in larghissima maggioranza un attacco feroce. Addirittura pochissime ore dopo che avvenne la pubblicazione alla Camera, scusate, la manifestazione, la visione alla Camera dei deputati messicani il 12 settembre scorso, è successa una baraonda spaventosa. Non si è attaccata, attenzione, tanto la scoperta, che comunque è stata attaccata, ma si è cercato di distruggere la figura di Jaime Maussan, addirittura chiamandolo anche ufologo improvvisato. Jaime Maussan è un notissimo giornalista, come il dottor Pinotti ha ben ricordato prima, con una lunghissima e onoreata carriera, amato dal pubblico di lingua spagnola. Quindi l'attacco è stato feroce, Vito, per i motivi che abbiamo spiegato prima. Facciamo vedere la foto numero 21AB, per favore, quell'articolo del New York Post e la CNN del Brasile. Ce l'abbiamo con le due foto, regia? Dovremmo. Eccole qua, sono queste? Sì, Vito, queste sono due anomalie, se possiamo definirle così, perché il New York Post invece ha valorato la scoperta. Vedete, il DNA qui li ha chiamati alieni, non umani, appartiene a specie sconosciute, affermano gli analisti, quindi ha riportato la verità. Ora, come ha detto il dottor Pinotti, l'accostamento tra questi corpi alieni è un po' forzato, mentre invece la slide successiva, se la regia la può mandare, eccola qui, la CNN brasiliana ha detto che la diffusione della scoperta di questi corpi è stata una delle notizie più rilevanti dell'anno 2023. Quindi c'è stata una piccola nicchia che comunque ha sostenuto la scoperta. Io, da fantastico ricercatore, come l'architetto Venturino e il dottor Pinotti, assolutamente reale. Allora, prima di fare la domanda, Venturino, lei mi deve dire che ora è a quest'ora lì a Panama, per curiosità. Sono le 3:30 del pomeriggio. Del pomeriggio, ecco, chiarito questo, quindi sono contento, ci tenevo a saperlo. Senta, architetto, è vero che sono stati trovati vari reperti archeologici che dimostrano che gli esseri tridattili erano presenti in vari luoghi della Terra nell'antichità? Beh, certo, senz'altro. Quello che abbiamo registro storico di questo contatto tra la nostra umanità, probabilmente anche umanità precedenti, come sappiamo che viene raccontato un po' da tutta la storia, come ci ha raccontato Esiodo, saremo la quinta umanità sulla Terra, e adesso quindi c'è un registro storico tanto qua vediamo in Utah, credo, negli Stati Uniti, appunto questo essere tridattile con tre dita, e addirittura potrebbe essere una piastra quella che ha sul petto, perché ricordiamo che questi esseri, molti di questi esseri, hanno delle piastre tecnologiche in metalli che sono realizzate, non abbiamo ancora capito, la scienza non ha ancora capito cosa sono. Quindi una grossa domanda è, fra ibridi e tecnologie, se ci fosse un laboratorio 1800 anni fa a Nazca, come tra l'altro le tradizioni sembrano tramandare. Sì, questo registro storico è composto da due pilastri fondamentalmente. Uno, da quello dell'arte, e io ho potuto vederla sul posto, come appassionato di storia dell'arte, studioso da
decenni di storia dell'arte, appassionato di archeologia, e in Colombia, in Perù, in tutti i paesi del Centro Sud America si trovano esseri tridattili e altre forme, diciamo, non umane, perché magari ci sono anche rappresentati tetradattili, qua ne vediamo alcuni, no? Con questi serpenti di energia o chissà se antenne in testa, non sappiamo bene, potrebbero essere appunto registro storico di questo contatto, perché se gli artisti hanno rappresentato per così tanti secoli, probabilmente li hanno visti o qualcuno nella comunità tramandava che questi esseri, che non sappiamo bene chi potessero essere, sono esistiti. Io li ho trovati sul campo, ho riportato questo con diversi video che produco e molti video e fotografie. E poi l'altro pilastro, oltre all'arte che li rappresenta in petroglifi, in arte tessile che vediamo, scultura, ceramica, un po' tutte le forme d'arte antica, l'altro pilastro è quello della tradizione, cioè delle leggende, delle storie antiche che, come dicevo prima, sempre si ricollegano guardando il cielo e guardando l'inframondo, cioè il mondo sottoterra. Quindi è anche ci raccontano sempre, ovunque in Centro e Sud America, storie identiche a quelle del piccolo popolo europeo. Certo. Di questi, non so, io volevo, se possibile, prendere anche l'occasione per dire che questo discorso, per chi è interessato su tutto questo ragionamento e studi delle mummie di Nazca, ho sul mio canale, io non so, ho lasciato due grafiche, se possibile vederle, e c'è una playlist di diversi video che raggiungono una decina di ore, per cui chi è interessato può approfondire l'argomento lì, e in questa playlist vediamo che ho anche quella collaborazione col canale Facciamo Finta Che, dove insomma i ragionamenti che approfondiamo sono molti, ci saranno molto presto molte novità, e tra l'altro proprio su quello che lei mi ha chiesto adesso, nella playlist di archeologia è stata fatta una trasmissione sugli esseri non umani, quindi non su il sé su questi tridattili, ma su altri esseri non umani in archeologia. Qua, se si può rivedere, scusate, stavo parlando di altro, e invece il libro, che il mio libro che uscirà nel 2024, Esseri tridatti di Nazca, non eravamo soli, dove verrà trattato e approfondito tutto quanto abbiamo parlato in modo molto approfondito, un sacco di novità, e tutto, anche rispetto alla sua ultima domanda, e tutto il registro storico, tanto dal punto di vista artistico che delle leggende, tutte le interviste e quanto gli più avanzati dati scientifici. E per appunto chi vuole essere informato e avere possibilità dello sconto, basta scrivere un'email a rv@robertoventurino.com. E siamo questo, grazie mille. Questo per dire che comunque le ricerche sono solo all'inizio, dicevamo, e sicuramente ci saranno tantissime attività. E come dicevamo prima, di questo registro storico. Va bene, tutto chiaro. Ecco, abbiamo detto anche ai nostri amici che sono appassionati che possono iscriversi anche, mi pare di aver capito, no? A questo... dov'è che lo trovo? Non ho capito. Sul canale YouTube dell'architetto Venturino. Esatto. Forse lo può ripetere. Che canale è? Mi scusi. Lo ripeto. Il canale. Roberto Venturino. Il canale YouTube si chiama come me, Roberto Venturino, lì c'è una playlist, oppure scrivere all'email rv@robertoventurino.com per iscriversi alla mailing list per avere le informazioni sul libro in uscita, sconti e quant'altro. Va bene. Sono tanto resto su YouTube questa nostra trasmissione, quindi chi non ha fatto in tempo a scrivere, a prendere nota, lo potrà vedere, anche bloccarlo poi man mano che va su YouTube stanotte, domani durante la giornata, può prendere bene l'indirizzo. Vuole aggiungere qualcosa il nostro amico Bonfili, che è stato in silenzio, sì, religioso? Sì, una curiosità, una nota, diciamo, più di colore. Io sono un grande appassionato di cinema e ho letto qualche anno fa un libro che, se non sbaglio, ha scritto proprio il dottor Pinotti, che credo si chiamasse Fantacinema Effetto UFO, perché adesso, osservando questi esseri, ho notato da appassionato che c'è una somiglianza
quasi straordinaria tra il piccolo alieno di Spielberg e T, l'extraterrestre, e alcuni di questi esseri, in particolare Maurizio, questi esseri alti 60 centimetri. Ora, sapendo che molte volte il governo o enti paragovernativi finanziano e diciamo stimolano la produzione di certi film, essendo E.T. dell'82 e invece la scoperta essendo molto più recente, mi chiedo se in realtà anche questa volta magari queste cose sono per noi nuove, ma per qualcuno non lo sono affatto e possano essere state prese in prestito per la macchina hollywoodiana. E questo chi dovrebbe darci al dottor Pinotti, perché avendo scritto Pinotti, un libro... Pinotti, risponda! Grazie per aver ricordato questo mio vecchio libro, che comunque è un libro che, devo dire, è abbastanza unico, perché vede, il problema è questo, pochi considerano da un punto di vista storico che Cinecittà e Hollywood sono stati utilizzati spessissimo come elementi, diciamo... di persuasione, di propaganda nei confronti del grande pubblico. Non dimentichiamo per esempio che durante, cioè immediatamente prima e poi anche durante la Seconda Guerra Mondiale si è combattuta anche una guerra del cinema, no? In cui praticamente si cercava di convincere il pubblico che chiaramente uno dei due contendenti aveva diritto di vincere rispetto all'altro. Vabbè, questo va da sé. Poi successivamente il tutto si è spostato chiaramente nel così confronto est-ovest. E allora ecco che qualcuno ha addirittura associato gli alieni brutti e cattivi ai sovietici, no? Parafrasando un po' il discorso cinematografico. Questo è forse anche vero, ma sostanzialmente va detta una cosa. Hollywood si è prestata più volte per cercare di orientare il pubblico americano e non solo nei confronti del tema degli UFO. Tanto è vero che sono stati fatti un'enorme quantità di film di fantascienza che hanno praticamente presentato gli alieni in tutte le possibili salse, buoni, cattivi, belli, brutti, mostruosi, angelici e quant'altro. Per non sbagliare, per dare l'impressione sostanzialmente che il fenomeno ci fosse, ma che insomma ci potevamo aspettare più o meno tutto. Poi cosa è avvenuto? È avvenuto che tendenzialmente siamo ancora dietro al concetto della minaccia, perché guardate che tutto sommato prevale il concetto che gli alieni sono altri, sono alieni, quindi sono diversi, sono chiaramente molto più probabilmente pericolosi, no? Non c'è da fidarsi, è un po' come il concetto degli unici pelle rossa buoni sono i pelle rossa morti, no? Che gli americani avevano a suo tempo, e questo è un po' l'approccio che Hollywood ha avuto a livello tendenziale. Ma naturalmente poi c'è anche il filone buonista, no? Che viceversa ci fa vedere gli alieni come possibili invece, diciamo, soggetti in grado addirittura di aprire all'uomo nuove frontiere. Sta a noi poi capire chi dovremmo andare a seguire nel caso. Perché attenzione, ricordatevi che simile chiama simile, eh? Okay. E quindi probabilmente a chi ama la guerra preventiva, per esempio, oltre Atlantico, vanno bene sicuramente gli alieni brutti e cattivi, che hanno, diciamo, valenze chiaramente di tipo militare. Va bene. Noi probabilmente... No, concludo. Saremmo più orientati verso alieni più buoni. Bene, mi auguro che non ci facciano paura. L'unica cosa... C'è l'architetto che forse vuol dire... Architetto, sì, no. Mi dica, perché voglio far vedere... Aggiungere brevemente una cosa, a parte ovviamente tutto quanto ha detto giustamente su Hollywood e il dottor Pinotti, andare a trovare E.T. Non era molto difficile, perché come la sua domanda precedente, come diceva prima, è rappresentato nella pietra, nelle pitture, nell'arte rupestre da millenni, per cui sono andati a... era sufficiente andarlo a trovare lì, anche se non avessero trovato in precedenza dei corpi, questo non lo sappiamo. E non ce ne siamo a coscienza, ma nell'arte è sempre stato rappresentato, per cui certo. Bastava cercarlo lì. Era molto facile. Scusate, ricordo che David Grush, che abbiamo prima citato, fra le altre cose, ha detto che il governo americano ha recuperato non soltanto UFO schiantati al suolo, ma anche resti biologici, il che vuol dire cadaveri o quel che ne restava dei piloti. Ricordatelo questo. Mamma mia, quante cose
che abbiamo sentito questa sera, ma non riusciremo a concludere, perché non si può concludere questa sera. L'unica cosa che dobbiamo dire alle persone: non abbiate paura, non vengono, perché qualcuno dice, ma e allora, dice Tony da Porto Gruaro, allora perché come ultima razza il potere ci sta mandando sempre in più situazioni che coinvolgono UFO o cose simili per spaventare la gente, come nelle precedenti situazioni create negli ultimi 4 anni? Ma il dottor Pinotti, che è un sociologo, ha affrontato il tema. Il nemico è sempre brutto o cattivo e possibilmente mangia anche i bambini. Quindi se il World Economic Forum dice che sono una minaccia e sono una minaccia per il potere, se il Pentagono dice che sono una minaccia, se sono una minaccia sono brutti, sporchi, cattivi e mangiano i bambini. Allora, voglio far vedere l'avvertimento, l'avvistamento, l'esperienza di Juanito Guan. Straordinarie immagini dal Messico, tutto il materiale video fotografico di questo tema è dentro la cartella. Facciamolo vedere questa e poi sentiamo che cosa il commento da parte di Caria, no? Se c'è una persona che sta fotografando e filmando l'UFO in modo costante e continuativo, proprio dimmi. Il caso esplode nel 2022, nel mese di agosto. C'è questo signore che è una persona umilissima, un carrozziere di una cittadina messicana dello stato di Tamaulipas, stato tra l'altro con gravi problemi col narcotraffico, che scatta 3 istantanee con il suo cellulare di questo oggetto discoidale, quindi il classico disco volante o UFO, che ecco qui c'è una composizione dei 3 scatti che dopo che Juanito scatta la prima foto si eleva verso l'alto e rapidissimamente scompare. La foto fa il giro del mondo, quindi diciamo a questa data esplode tra virgolette con le 3 istantanee il caso di Juanito Juan. Da quel momento in poi questo signore, che io sono andato a incontrare personalmente nel mese di novembre, l'ho anche intervistato, ha iniziato a scattare una sequenza veramente pazzesca, Vito, di immagini fotografiche e video di oggetti volanti non identificati. E quindi in questo momento, ecco qui è una foto di Juanito Juan, che in realtà si chiama Juan Manuel Sanchez, Juanito Juan è un po' il soprannome con cui lo chiamano gli amici, indica il punto dove lui aveva avvistato questo oggetto volante. Quindi è un caso che ha assunto rilevanza mondiale. Lui, dopo che ci siamo conosciuti, mi manda il materiale in originale, che poi grazie alla bravura di Sante Pagano con i software di analisi stiamo analizzando, e lascerei la parola a Sante sul risultato di queste analisi. Ecco, lui ha fatto l'analisi, cos'è che ha riscontrato Sante? Ma c'è innanzitutto da dire che le foto che ci ha fornito Juanito sono originali, quindi prese direttamente dalla fotocamera, mandate e analizzate. E questo cosa significa? Comporta che innanzitutto abbiamo i metadati per i poco esperti sono un po' la carta d'identità, il DNA insomma del documento. Da qui tu puoi leggere tutto quel che c'è da leggere sul documento, quindi dove è stato scattato, da chi, da quale dispositivo, addirittura possiamo trovare il numero seriale del dispositivo, e questa è una cosa che non puoi assolutamente ripetere o comunque sia manipolare. Ecco, dall'analisi dei documenti, che prima appunto avviene tramite i metadati, i quali sono assolutamente genuini, i metadati dobbiamo dire che ogni passo, ogni azione che viene eseguita sulla foto, anche a scopo manipolativo, ce n'è traccia. Non c'è nessuna traccia di tutti questi passi di questo genere. Dopo l'analisi dei metadati, per eseguire analisi su un documento video fotografico, c'è poi quella osservativa in cui vai a valutare un po' tutto lo scenario generale del documento e poi ti puoi affidare a dei software anche abbastanza sofisticati, dove attraverso delle analisi e dei test specifici puoi andare a valutare la qualità del documento e cercare determinate anomalie che io assolutamente non ho trovato in tutte queste varie decine
forse anche centinaia, perché avremo analizzato penso almeno una decina di foto. Quindi per quanto riguarda le analisi compiute da noi, il caso è assolutamente genuino. Io vorrei sentire il giovane Manuel Manfrini, ecco, da questa serata cosa è venuto fuori, tu che sei un divulgatore, uno studioso, ecco, l'impressione è sentire con tanti maestri di qua e di là, qual è la tua impressione della serata? Io penso che siano venuti fuori abbastanza elementi per tutte le persone per poter iniziare quello che è una conoscenza, un percorso di conoscenza che appunto può portare a far capire effettivamente il perché queste civiltà ci visitano, perché che sono presenti nei nostri cieli, questo, come abbiamo visto questa sera, è innegabile. Quello che secondo me è tanto importante, soprattutto nel tempo storico attuale, è il capire perché queste civiltà ci visitano, il perché sono qui, qual è il loro messaggio e cosa si aspettano da noi o cosa cercano di fare anche per aiutarci. Secondo te qual è il messaggio? Sicuramente è un messaggio di risveglio, cioè provano a, con tutti questi avvenimenti, con tutti questi incontri, contatti, farsi vedere o non farsi vedere, anche non massivamente, però a livello di singolo ci sono varie persone che hanno avuto esperienza. Loro cercano di abituare un po' la massa umana nel credere, nel sapere che loro sono qui, e nel fare quel passaggio in più che potrebbe determinare appunto un andamento dell'umanità verso un contatto più massivo. Perché finché il singolo non è consapevole che non è l'unico nell'universo e che non è consapevole che ci sono delle civiltà molto più evolute che possono venire anche in soccorso, anche in aiuto, se prendiamo queste civiltà come ispirazione, come dei maestri, allora in questo momento, in questo modo qua, se l'umanità prende questi insegnamenti, questi contatti, no, come ispirazione per migliorarsi e per raggiungere quello che è anche la loro perfezione scientifica e anche etica, allora piano piano anche tutta la massa può avvicinarsi a quello che è un loro contatto, certo, più in larga scala. Bonfili, potrà mai esserci così un accordo, un avvicinamento, un'unione fra loro e noi altri? Ci potrà mai essere, cioè, un confronto? O è veramente come dicono, loro sono avanti 15 miliardi di anni avanti noi altri? Ma io penso che sia auspicabile per noi sicuramente, se questi esseri danno l'evidenza di frequentare il nostro pianeta da così tanto tempo, è evidente che il loro scopo ancora non si è compiuto fino in fondo, perché altrimenti sarebbero stato un episodio della storia umana e se ne sarebbero andati via. Quindi evidentemente la loro presenza è finalizzata a un qualcosa che ancora deve avvenire. Io sono d'accordo con quello che è stato detto fino adesso. Credo che la loro presenza sia una sensibilizzazione agli aspetti che riguardano soprattutto l'etica e la morale dell'essere umano, affinché noi cerchiamo di assomigliare un po' di più al modello che loro ci offrono, fino al punto nel quale sarà possibile un'interazione, saremo in grado di comprendere e di sostenere un tipo di interazione che forse adesso ancora per una certa parte della popolazione sarebbe difficile. Ma io credo che il lavoro millenario che queste società stanno operando sulla Terra è volto comunque a raggiungere quel tipo di obiettivo. Ecco, tu che sono ormai più di 30 anni, no, che ti occupi di questi studi e fai queste ricerche. Due cose. Uno, se saremmo, potrebbero essere, diciamo, cattivi, perché secondo me, come siamo qua nel mondo nostro, ci sono i buoni e i cattivi, c'è nulla da fare. Molto probabilmente anche da parte di questi che ci vengono a visitare ci possono essere i buoni e i cattivi. Ora ti chiedo, chi prevarrà? Uno. Due, secondo te, questo Sanchez ha avuto un colpo di fortuna o cosa? Ma alla prima domanda ti rispondo e poi magari chiedo l'appoggio del sociologo, del dottor Pinotti. Qualsiasi società che raggiunge una tecnologia così avanzata
farebbe, se fosse cattiva, quello che facciamo noi, cioè una guerra dietro l'altra per il dominio del pianeta. E quindi nell'arco di un certo tempo, come è accaduto a tutte le precedenti società umane, i romani, i greci, i faraoni, eccetera, ci sarebbe il crollo o la dissoluzione attraverso una, diciamo così, una corruzione interna, come è accaduta nel mondo romano, dell'impero. Se queste società invece hanno avuto un tempo lunghissimo per sviluppare le loro tecnologie, tale per cui riescono oggi, in modi che ancora noi non sappiamo spiegare, a varcare gli immensi spazi stellari, evidentemente hanno raggiunto la stabilità sociale. Poi io sono assolutamente certo che nell'universo esisteranno civiltà come la nostra, spero non peggiori, perché peggio di noi è veramente difficile immaginarlo, ma presumo che siano come noi prigionieri nel loro pianeta e vadano da un caos storico all'altro, con apici e cadute continue di queste società che sono per loro natura belligeranti anche all'interno del pianeta, non all'esterno. Quindi noi siamo l'esempio, perché non siamo viaggiatori stellari, che l'alieno negativo non può viaggiare nello spazio. Il discorso invece, la seconda domanda, la risposta che ti do, Vito, che riguarda Juan Manuel Sanchez, o Juanito Juan, ormai conosciuto mondialmente così, secondo me non è una botta di... Ma io che ho conosciuto di persona vari contattisti, persone che hanno avuto, diciamo, una relazione prolungata e diretta con queste società, con questi esseri, secondo me Juanito Juan è un altro anello, un altro grano della catena del lungo rosario, dove loro scelgono persone umili, perché non sono mai stati uomini di potere i contattisti a livello mondiale, sempre persone semplici. E quindi Juanito Juan, che è veramente una persona umilissima, tra l'altro un povero carrozziere di questo angolo sperduto del Messico, che dedica il 30% dei suoi guadagni a fare beneficenza, voglio dire, meglio di così sono cascati proprio bene sti extraterrestri. Quindi Juanito, secondo me, è un altro dei personaggi, persone semplici ma con un cuore grande quanto la galassia, che sono state scelte per essere i tramiti e far arrivare alla società civile, a noi ricercatori e ai media, le prove e le evidenze, e Santepagano come analista ce lo ha detto, che loro sono qui e che danno, mentre il governo americano o i potentati li descrivono come minacce, loro contattano persone umili, si fanno fotografare, si fanno filmare attraverso un processo storico che dura da decenni per acclimatare la società umana, chi si vuole acclimatare ovviamente il libero arbitrio, alla loro presenza, che secondo me è nella loro agenda prima o poi una manifestazione pubblica a livello globale. La faranno, ne sono certo. Mancano pochissimi minuti e faccio una domanda, vale per tutti, però alle 58 devo chiudere. Guardate, sono le 52, 58 devo chiudere. Inizio con il sociologo, dottor Pinotti, Roberto. Come reputa potrà essere la reazione del pubblico una volta che si dichiarerà apertamente a livello mondiale che siamo visitati da civiltà extraterrestri più avanzate di noi, io ho osato dire 15 miliardi o milioni di anni prima di noi, questi proprio sono avanti, come si suol dire, molto. Ma la risposta oggi è molto più semplice. Ancora 30-40 anni fa ci trovavamo a livello sociologico di fronte alla realtà che neanche il 30% dell'opinione pubblica era in grado in qualche modo di accettare questo concetto. Oggi il rapporto si è ribaltato. Oggi soltanto a malapena un quarto del pubblico rifiuterebbe l'idea che noi non siamo soli che noi non siamo soli nell'universo. Cioè il concetto è proprio questo, è mutato tutto nel corso del tempo, perché il fenomeno UFO è servito ad aprire la mente al pubblico. Nel mentre i governi negavano, nel mentre il potere negava, la gente acquisiva coscienza di come realmente stanno le cose. Bene. E aggiungo anche che può darsi benissimo, come diceva Caria, che in effetti ci possano essere, e sicuramente sarà così perché i principi del bene e del male sono probabilmente universali, può darsi benissimo che ci siano anche altri
non orientati a quella, come dire, missione di elevazione dell'uomo che potrebbe desumersi da quello che abbiamo prima configurato. Potrebbe anche essere, però una cosa è certa, costoro sicuramente, se ci sono, sono una minoranza e non sono certamente la maggioranza, perché come dicevamo prima, altrimenti noi avremmo avuto altro che guerra dei mondi. Saremmo tutti schiavi di alieni brutti e cattivi. Ecco, ecco. Sante, veloce, un minuto. La stessa domanda che ho fatto. Ma come potrebbe reagire il popolo? Dipende da come il governo anche italiano decide di continuare a parlarci di questa realtà. Dipende. Non ho parlato e non credo abbia intenzione di parlare. Dipende allora anche e soprattutto da una responsabilità personale, perché noi ad esempio oggi in questa serata stiamo dando un sacco di informazioni, poi ovvio che ognuno responsabilmente deve andare a fare i propri approfondimenti. E non finisce qui, come diceva qualcuno, non finisce qui, perché dipende da voi se siete stati felici e contenti di tutto quello che abbiamo parlato questa sera, se vi è servito ad accrescere la vostra conoscenza, evviva, altrimenti fate così e non ne parleremo più. Ma non credo, perché voi siete furbi e siete avidi del sapere. 30 secondi anche per te, ma proprio 30 secondi. Io credo che la stragrande maggioranza di persone adesso in maniera, diciamo, gioiosa, con giubilo, visto che tra due anni ci sarà di nuovo il giubileo, accoglierebbe una notizia del genere. Bene. Ma sicuramente ci sarebbe una buona fetta di popolazione che deve vedere la partita di Champions League e quindi se ne disinteresserebbe di questo. Per te cosa ne pensi, giovane Virgulto? Io penso che se le persone si informassero realmente su quello che sottende tutta questa conoscenza, allora il contatto potrebbe essere accolto dalla maggior parte in maniera positiva. Se invece seguono quello che il potere, quello che le televisioni ci hanno sempre fatto credere, allora lì è già più difficile che ci sia un'accoglienza generale. Cosa ne pensi tu, giovanotto? Dottor Caria? Io penso, grazie per il dottore, non sono dottore, ma accolgo honoris causa. Honoris causa. Allora, io penso questo, Vito. Plaudo a te, a questo programma, a quello che ha fatto Canale Italia, che ha dato spazio a questo argomento importantissimo. E il mio pensiero è, lottiamo affinché questa percentuale che accetta positivamente il fenomeno aumenti. Bene. Lottiamo per questo. C'è Nando che mi dice sì, assolutamente, da replicare la puntata di questa sera. Non replicare, diremo cose nuove, cose nuove. Cos'è questo esperto di ufologia? Allora, questo è il mio sito web, grazie regia per averlo mandato. Lì troverete tante informazioni, anche materiale gratuito, materiale di studio e di approfondimento. Poi c'è il mio canale YouTube. Slide successiva, Pier Giorgio Caria 59, c'è un mare di documentazione, è gratuito anche il canale YouTube, visitatelo amici, iscrivetevi e scoprirete un sacco di cose e vedrete soprattutto un sacco di cose interessanti. Grazie a tutti ragazzi, non sto a nominarvi nome per nome, grazie veramente di cuore e anche a voi che siete stati lì con noi questa sera. Se volete, venerdì prossimo saremo ancora qui e affronteremo un altro argomento interessantissimo. Seguiteci sempre su questa nostra trasmissione. Grazie infinite, ogni bene a voi, buona salute a tutti e buonanotte.